Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo tutorial da Candela 3D, il terzo. In questa parte parleremo della differenza tra gli oggetti poligonali e gli oggetti NURBS, una cosa abbastanza importante per la modellazione. Allora, in questa scena abbiamo due oggetti di tipo poligonali e due oggetti di tipo NURBS. Quali sono le differenze sostanziali? Allora, per gli oggetti di tipo polygon, noi possiamo dire che essi sono formati da poligoni, appunto. Per esempio, andiamo a prendere la sfera, essa è formata da diverse facce. Possiamo vederle cliccando con il tasto destro. Ah, quello che apriamo è un menu contestuale. Allora, noi possiamo aprire questo menu tenendo premuto con il tasto destro su un oggetto. E ci appariranno diverse modalità di visualizzazione. Quella di default è Object Mode, che sarebbe quella con cui si vanno a selezionare semplicemente gli oggetti, spostarli, ingrandirli e ruotarli. Abbiamo poi possiamo visualizzare l'oggetto per face, facce, e andiamo a vedere tutte queste. Andiamo a vedere tutte le facce che compongono l'oggetto. Possiamo selezionarle, prenderle e spostarle, fare ciò che vogliamo. Ah, se voi non vedete le facce con questi puntini al centro, è per via di un'impostazione che si può benissimo cambiare. Andando su Windows, Setting Preferences, andiamo sotto Settings, su Selection. E selezioniamo il posto di Select Face with Center World Face. In questo modo vedremo delle facce vuote, non dei puntini. Allora, la differenza tra questi due tipi di selezione è che se io volessi andare a selezionare più facce, posso farlo benissimo andando a toccarle tutte e tre. Con l'opzione che ci permette di avere dei puntini nelle facce, Selection Center, avere il centro delle facce, noi andremo a selezionare le facce non più toccandole, ma prendendo i singoli punti. Questo può essere utile, per esempio, in un cilindro. Creiamo un cilindro. Se dobbiamo selezionare le facce, se vogliamo selezionare solo quelle superiori, ci basterà andare a selezionare i puntini. Mentre se noi avessimo l'altro tipo di selezione, Selection World Face, andrebbe a selezionare tutto ciò che tocchiamo. Quindi per selezionare le facce dovremmo prima selezionarle così. Ci selezionerà anche quelle attorno. E poi togliere dalle selezioni la faccia attorno premendo il tasto CTRL e selezionandole. In questo modo le escluderemo dalla selezione. Io ho messo quell'impostazione semplicemente perché la trovo più comoda. Poi non c'è una differenza sostanziale, ognuno può decidere di mettere ciò che vuole. Bene, anche perché le facce si vedono meglio. Allora, come stavo dicendo, questo è un menu contestuale che ci permette di vedere in diversi modi l'oggetto, con Object Mode, Face, e possiamo vedere anche Edge, che sono i bordi. Con Edge andiamo a selezionare i bordi dell'oggetto, cioè i collegamenti tra due vertici dell'oggetto. Allora, noi possiamo, con il doppio clic su un edge, su un bordo, possiamo andare a selezionare tutto l'anello di Edge, l'Edge Loop. Possiamo poi visualizzare l'oggetto in modalità vertici, che ci permette di selezionare i vertici. Premiamo F per ingrandire. L'oggetto è quindi formato da vertici che uniti formano un edge, che a sua volta tre o più edge vanno a formare una faccia. Le facce sono quindi contenute all'interno dei vertici o degli edge, formando proprio dei poligoni. Allora,
Allora, il concetto di poligono in sé di Maya funziona per triangoli, diciamo. Creiamo un piano, riduciamo le suddivisioni del piano a una. Abbiamo così una faccia quadrata. Allora, Maya valuta questo piano co come formato da un singolo poligono, una singola faccia quadrata. Ma se noi andiamo a prendere un vertice e lo spostiamo leggermente in giù, ma geometricamente non può essere più un piano il poligono, perché un piano, come sappiamo, un piano passa per tre punti non allineati. Se questi tre punti non sono tre ma sono quattro e non sono più allineati, non giacciono sullo stesso piano, allora non si va a creare una superficie piana, perché è impossibile. Quindi Maya suddivide la nostra faccia in due triangoli. Allora, come possiamo vedere, sono due triangoli, uno che comprende questa parte, l'altro comprende questa parte, e possiamo notarli meglio andando creando un edge, un nuovo edge, formandolo facendo split, polygon tool. Ah, sono andato in questo menu contestuale premendo shift e tasto destro. Attraverso questo menu possiamo agire con diversi metodi di modellazione sull'oggetto. Adesso il poligono è formato da due facce e sono entrambe triangolari. Comunque Maya preferisce lavorare, è consigliabile lavorare con delle facce quadrangolari. Poi questo perché poi quando si dovrà fare l'off-mute dell'oggetto, se si dovrà fare, potrebbe dare degli errori utilizzare facce triangolari. Comunque questo per adesso non ci interessa. Andiamo a vedere invece la differenza con gli oggetti NURBS. Allora, abbiamo gli stessi oggetti, un cono e una sfera, da una parte polygon e dall'altra NURBS. Se facciamo un po' di zoom, andiamo subito a vedere che il cono polygon è molto spigoloso, mentre l'oggetto NURBS, il cono NURBS, è un cerchio praticamente quasi perfetto. Poi possiamo andare a raggiungere la perfezione modificando alcune impostazioni nell'attributo editor. Diciamo che quindi i NURBS sono il risultato di operazioni matematiche in base a dei punti di controllo dell'oggetto. Se andiamo a prendere la sfera, aprendo il menu contestuale della sfera con tasto destro, andiamo su Control Vertex. Infatti il menu contestuale per i NURBS è diverso da quello dei polygon. Andiamo su Control Vertex e vediamo che questa sfera è formata da diversi punti di controllo. Questi punti permettono a Maya di calcolare la forma che deve essere visualizzata. Se prendiamo un punto e lo spostiamo, vedremo che la sfera si deformerà. Possiamo quindi prendere anche più punti, spostarli, modificare la dimensione della sfera. Essa comunque non è vincolata da dei punti veri e propri, punti e facce. Essa è proprio una superficie regolare. Infatti, come possiamo vedere, è molto lineare, pura, praticamente è liscia. Ci sono dei punti, tutti in NURBS sono formati da dei punti che possiamo vedere con Surface Point. E andiamo a selezionare così, che hanno due coordinate, una U, quella orizzontale mi sembra, e l'altra V verticale. Allora, io adesso non ricordo bene quali fossero gli orientamenti, ma comunque il concetto è questo. E questi punti vanno da 0 a 1 e diciamo danno le coordinate anche quando si andrà a fare la mappatura per la texture, eccetera. Mentre quelle che vediamo qui, andiamo a prendere la sfera, anzi, creiamone una nuova.
Queste qua che vediamo sono le isoparm, che sono delle linee che ci permettono di vedere la posizione, che controllano diciamo la forma della sfera. Possiamo aggiungere noi delle isoparm andando qui e premendo su, tenendo premuto su una isoparm che è già presente, andiamo a crearne una nuova. In questo modo ne abbiamo una orizzontale parallela alle queste orizzontali qua. Possiamo, premendo il tasto Majusk, possiamo creare altre isoparm partendo da quelle già presenti. Se vogliamo aggiungere, possiamo poi aggiungere queste isoparm e aggiungendole creano dei nuovi punti di controllo. Andiamo su Edit Narbs, mi raccomando nel pannello Surface, Edit Narbs, Insert Isoparm. Andando qui adesso abbiamo più isoparm di quelle che già avevamo. Se andiamo su Control Vertex, qui ne abbiamo qualcuno in più. Questo per migliorare diciamo la definizione o la risoluzione dell'oggetto. Se noi prendiamo il nostro cono e andiamo nei punti di controllo, vediamo che comunque ha più punti di controllo di quanti siano gli incontri tra le isoparm. Questo ci permette di andare a modificarlo. Se prendiamo due punti di controllo e li spostiamo, anzi prendiamo le tre, li spostiamo, vediamo che comunque la forma non è perfettamente liscia. Questo perché Maya, per semplificare i calcoli ed evitare di utilizzare molta CPU, memoria RAM, scheda video, tende a semplificare gli oggetti facendo come per i polygons delle facce, suddividendole in facce. Noi possiamo benissimo andare ad aumentare la qualità, quindi la risoluzione di queste facce, sull'attribute editor, andando su NURBS con shape 1, NURBS surface display. Aprendo questa finestrella ci appariranno diversi parametri. Il secondo, curve precision shaded, se andiamo ad aumentarlo vediamo che la superficie arriva a 63, vediamo che la superficie si avvicina sempre di più alla perfezione. Andando invece a diminuire, degrada fino a diventare un oggetto quasi poligonale. Comunque il concetto rimane sempre quello di NURBS. Andiamo ad aumentare così la precisione. Non bisogna necessariamente fare questo passaggio se, come nella sfera, ci sono molte più isoparm e quindi una definizione migliore, una migliore risoluzione. Quindi infatti se noi andiamo a prendere Control Vertex, alcuni vertici e li spostiamo, vediamo che comunque rimane abbastanza regolare, non ha molti problemi come quelli del cono. Comunque in ogni oggetto NURBS si possono andare a modificare diversi parametri. Questo è tutto, grazie per aver seguito il tutorial, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Candela 3D.